Volevo chiederle questo, ha visto che molti architetti, ha sentito, tra cui anche Stefano Boeri, prevedono che a seguito di questa pandemia, tante persone potrebbero lasciare le città e trasferirsi in campagna oppure in piccoli borghi. Le sembra una previsione possibile questa o no? Ma io lo spero, sono anni che penso a questo miracolo e succederà, e ha ragione anche Boeri. Lei pensi che qui abbiamo un paese abbandonato, un paese che ha 1000 anni di storia, che le case stanno cadendo, qualcuna è recuperata, stanno cadendo, si potrebbe lo Stato metterlo a posto, creare un'università di geologia, scienze naturali, scienze forestali, dare alloggio a questi studenti, alle loro famiglie. Io sono convinto che succederà questo e finalmente perché i paesi che stanno morendo, i borghi, riprenderebbero a vivere, perché che fa i paesi non sono le case, sono la gente che vi abita, i camini che fumano, Certo. uno che va a prendersi il pane, uno che... Ecco, e questo se succede sono molto Ma a lei contento. quindi piacerebbe se arrivassero più persone a vivere nella sua Erto? Sì, perché altrimenti i paesi muoiono. Ora dobbiamo liberarci e per fortuna i giovani di oggi, anche qui nella montagna dove non nevica firmato, si stanno liberando. Dobbiamo liberarci del noi siamo i migliori, dell'io, del territorio, della roba, come dice. E quindi ospitare. Ovviamente c'è il rischio che venga anche gente che magari è un poco di buono, ma qui lo educano subito, Ah sì? non insegna. Lì gli dicono quello è il sentiero, se vai fuori di lì, provaci. Che interveniamo noi. Ma qui la gente è ospitale, però non devi venire a fare il furbo. Cioè, tu puoi prenderti una casa in un paese qualsiasi, anche, però poi devi contattare la gente, devi creare confidenza. Perché se cominci a recintare con i muri cemento e dire proprietà privata, qui hai sbagliato posto. Ah, ecco, non gli piace quando c'è il cartello con proprietà privata, perché No, uno non può venire da padrone, deve, Certo. e certo è casa sua, è padrone lui ovviamente, però smussare un po', a parlare con la gente, no? A dire buongiorno, altrimenti Certo. si creano quegli attriti. Si creano quegli attriti che in una città vengono dissimulati dal numero di persone, qui invece Pesano. sono presenti tutti i giorni, tutte le ore.